tutti, siete insostituibili. Comunicazione di servizio. Cioè è difficile farlo con te. Non dimentichiamo che chi oggi governa l'Italia sono gli stessi che hanno affossato, con un applauso che è difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan, una legge che c'è in tutto il resto d'Europa, che è una legge contro l'odio e le discriminazioni basate anche sull'orientamento sessuale e identità di genere. Penso che questo governo nuovo ci ha dato proprio la voglia di lottare e farci sentire ancora di più, proprio perché sta facendo tutta una serie di mosse per comprimere i nostri diritti e non permetterci di ottenere i nostri diritti. Quindi sì, diciamo che penso che sia questo lo spirito non solo nostro ma di tutta la piazza. Hoje no Brasil a gente já está tendo bastante mais respeito que antigamente. Então o povo já está acordando, já mais, está tendo a mente mais aberta já para o mundo LGBTQIA+. Nós queremos políticas sociais para a população LGBT. Não queremos pela metade, nós queremos inteiro. Eu acho que é importante esses movimentos sociais para nos dar visibilidade. Então a importância, acho que ela bate bem nessa tecla que é a questão de nos colocar sempre como minorias.